Nuovo appuntamento con le trasmissioni della SIE, Società Italiana di Economia, promosse dalla Commissione Divulgazione Scientifica e Comunicazione della SIE. Sono molto contento di avere con noi la professoressa Giandomenica Becchio, che è professoressa all'Università di Torino presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali e Matematico-Statistiche. Grazie, professoressa, intanto per questa intervista. Grazie a lei. Il tema è legato proprio al campo della ricerca della professoressa, che è legato ai temi di disuguaglianza di genere che vengono trattati, e poi la professoressa ovviamente entrerà nel dettaglio, sia proprio dal punto di vista non solo di vari salari, di dataset, di confronti, eccetera, ma anche questa è una novità, almeno non aveva parlato nessuno finora in questo ciclo di interviste, dalla prospettiva della storia del pensiero economico. Allora, professoressa, da dove partiamo? Perché sul divario di genere, divario di genere nei salari, divario di genere nella posizione di lavoro, divario di genere nelle posizioni apicali, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Decida lei da dove partire. Allora, sì, certamente sono temi purtroppo, ahimè, molto trattati, poiché tutti questi, scusate, divari economici sono piuttosto marcati ancora oggi e dappertutto. Naturalmente i dati sono diversi, i dati sono a disposizione da parte sia delle organizzazioni internazionali che dei governi dei singoli paesi. E tutti rivelano un cosiddetto gender gap, quindi un divario di genere piuttosto marcato sia nel mondo del lavoro e sia da un punto di vista salariale, perché il divario salariale dipende dal divario di accesso al mondo del lavoro. E perché dipende da questo? Perché non perché ci siano discriminazioni salariali, queste non sono legali, non sono possibili. Ma perché molte volte le donne sono ancora coloro che si occupano anche e quasi principalmente della gestione familiare e quindi fanno delle scelte lavorative penalizzanti, scelgono di più il part-time, scelgono di fare meno straordinari e così via. E di conseguenza chiaramente questo porta a un divario salariale da una parte, porta ad una pensione futura più bassa, perché questa è legata anche alla performance salariale nel corso della vita lavorativa, e porta anche a quello che si chiama il soffitto di cristallo, che è una delle componenti del soffitto di cristallo, cioè la difficoltà a fare carriera. Se si lavora meno, tra virgolette, dal punto di vista quantitativo, non qualitativo, per quei fattori che ho appena nominato, chiaramente è più facile che faccia carriera qualcun altro che queste scelte a priori non le fa, e cioè un uomo. Quindi c'è poi anche il divario nel settore dell'imprenditoria, per cui le imprenditrici donne sono generalmente meno numerose degli imprenditori uomini, non solo, ma hanno anche un profilo imprenditoriale diverso, cioè sono più portfolio che seriali, così si dice in termini tecnici, cioè si adattano a fare diverse mansioni imprenditoriali nel campo dell'imprenditoria, ma non sono invece imprenditori in senso classico, quindi seriale, e quindi non si dedicano, la maggior parte di esse non si dedica a imprese particolarmente profittevoli, Ho remunerative. capito. Questo accade soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove abbiamo la situazione per la quale sono le donne a essere i cosiddetti breadwinner, cioè sono le donne a essere coloro, nella maggior parte dei casi, che riescono a mantenere la famiglia, ma appunto occupandosi di diverse attività poco remunerative. Quindi questo è lo stato dell'arte, e naturalmente la teoria economica si è occupata di capire quali siano le ragioni e gli effetti nella società di questi divari di genere. Allora, Il mio contributo. mi scusi, proprio da questo punto di vista, questo mi sembra un argomento proprio perché non l'ha trattato nessuno particolarmente
pregnante e interessante, no? Parliamo della teoria economica, ma anche le faccio una domanda provocatoria, ma in qualche maniera la teoria economica mainstream almeno è anche quella al maschile, cioè nel senso ha determinato, penso, tutta una serie di processi, di procedimenti che portano a certe conseguenze e replicano così, diciamo, continuamente un certo assetto sociale che penalizza le donne. Sì, questa è una domanda molto precisa ed è anche, diciamo, uno dei dibattiti più importanti fra gli economisti che si occupano di questioni di genere e che possono adottare un principio che è quello dell'economia standard, oppure un principio che invece rigetta questa economia standard. Allora, nell'economia standard o mainstream, come l'ha definita lei, giustamente, in un certo senso si rinforza questa antichissima dottrina delle sfere separate, secondo la quale, appunto, l'universo maschile, essendo naturalmente più competitivo, massimizza la propria utilità attesa nel mercato oppure nel campo di battaglia, no? E quindi in un certo senso si giustifica la presenza maschile nel mercato, la presenza predominante maschile nel mercato e la sua pressoché totale assenza all'interno dell'ambito della cura familiare. Dall'altra parte, l'altra sfera, cioè quella femminile, essendo sempre tra virgolette naturalmente più portata alla cura dell'altro, ma massimizzerebbe la propria cosiddetta funzione di utilità attesa prendendosi appunto cura della famiglia. E quindi questa, diciamo, questa divisione del lavoro all'interno della famiglia e all'interno della società viene in un certo senso rinforzata proprio dalla teoria economica mainstream, contro la quale una cinquantina d'anni fa alcune economiste si sono in un certo senso ribellate e hanno cominciato a criticarla aspramente come una di quelle discipline o scienze sociali, per meglio dire, che spiegando la divisione del lavoro in questi termini ha rinforzato il cosiddetto sistema patriarcale. Questa teoria economica che rigetta in qualche modo la teoria mainstream, definendola non solo mainstream, cioè predominante, ma anche mainstream, cioè guidata da valori maschili, si chiama economia femminista e nasce più o meno intorno agli anni 70, proprio come reazione invece alla teoria mainstream che si occupa di questioni, che si occupava continua a occuparsi di questioni di genere adottando quell'approccio lì e quindi rinforzando la teoria della divisione del lavoro come razionale, come efficiente, sia nelle famiglie che nella società. Una teoria, appunto, una dottrina delle sfere separate che è fondamentalmente fondata su pregiudizi, sui cosiddetti pregiudizi di genere, ma che ha radici molto più profonde nella storia del pensiero economico, perché questa è l'ultima parte della storia, questa contrapposizione tra mainstream, tra economia mainstream che si occupa di questioni di genere e economia femminista è, diciamo, l'ultima parte di una storia più antica, perché l'economia politica, prima ancora di diventare economics, cioè prima ancora di diventare scienza economica, si è occupata di questioni di genere già a partire dall'Ottocento. Diciamo che si può vedere una sorta di storia parallela tra la storia del femminismo e la storia del pensiero economico. Molto interessante. Quindi, per esempio, se noi il femminismo come tale nasce nell'Ottocento, non si chiamava ancora femminismo, ma si chiamava woman question, cioè la questione delle donne. E naturalmente aveva anche allora aveva come obiettivo principale quello di capire le cause dell'origine della disuguaglianza fra uomini e donne. Non si usava ancora naturalmente il termine genere, no? Ma sesso, quindi la disuguaglianza tra i sessi.
tra i due sessi. Cosa voleva dire nell'Ottocento disuguaglianza tra i sessi? Beh, nell'Ottocento disuguaglianza tra i sessi, o primo femminismo, o questione delle donne, woman question, voleva dire che le donne non avevano gli stessi diritti legali degli uomini, per esempio, non avevano gli stessi diritti all'educazione che avevano gli uomini, quindi non potevano frequentare l'università. Molte università europee sono state aperte alle donne solo dopo la Prima Guerra Mondiale. O comunque all'inizio del secolo scorso. Non avevano naturalmente la possibilità di entrare a pieno titolo nel mercato del lavoro e ovviamente, ultimo ma non ultimo, non avevano il diritto di voto. Quindi tutte queste battaglie per l'uguaglianza tra i generi sono anche parte della storia del pensiero economico. Molto Ed è importante. interessante. Prego, prego, mi scusi. No, dico, è importante capire che, per esempio, le prime battaglie per l'uguaglianza economica tra uomini e donne fanno parte della cosiddetta tradizione dell'economia politica classica. Quindi è chiaro l'esempio, è noto l'esempio del contributo di John Stuart Mill, ma sono altrettanto importanti, se non più importanti, sebbene meno noti, i contributi di molte donne divulgatrici dell'economia politica, come Henriette Martineau, la stessa moglie di Mill, Harriet Taylor Mill, ma mo e molte altre, che appunto si sono impegnate nel corso dell'Ottocento nello spiegare quanto fosse non solo ingiusta, ma anche poco efficiente questa divisione del lavoro fra uomini e donne. Poi c'è un altro aspetto. L'altro aspetto è un'analisi dello stato dell'arte una volta che le donne entrano nel mercato, verso la fine dell'Ottocento. Naturalmente, quando si parla di donne che entrano nel mercato verso la fine dell'Ottocento, si sta parlando di donne che appartengono alla classe borghese o all'upper class, perché le donne che appartenevano alle classi più, diciamo, alle classi inferiori, la cosiddetta lower class o nel proletariato, beh, quelle donne hanno sempre lavorato, sono sempre state forza lavoro. Invece nella cosiddetta classe media o nella classe più alte, le donne avevano questo ruolo di mogli e madri. Quando finalmente, nella seconda metà dell'Ottocento, le donne della borghesia, un po' dappertutto negli stati occidentali, entrano nel mercato del lavoro, allora succedono delle cose. Cosa succede? Perché? Perché entrano in competizione con i loro mariti, fratelli, padri, figli, eccetera. E quindi gli economisti del tempo, anche molto importanti, cominciano a dibattere su che cosa accade ai salari, per esempio? Che cosa accade alla forza lavoro? E ci sono diversi dibattiti, appunto, ospitati sui più grandi giornali accademici del tempo, che coinvolgono personaggi, economisti di primissimo ordine, come Alfred Marshall, come Sidney Webb e così via. Un'altra cosa che accade in quel periodo è quella che finalmente, una volta che le ragazze entrano nell'accademia, molte di queste scelgono gli studi sociali, tra i quali l'economia. Questa è un'altra delle dimostrazioni che ci dà la storia del pensiero in generale, la storia del pensiero economico, sul fatto che le donne siano più portate a certe mansioni o a certi studi come quelli letterari sia uno stereotipo. Le donne che entravano nelle facoltà scientifiche o nelle facoltà nelle quali si studiava le scienze sociali, tra cui l'economia, erano tante. Finalmente hanno la possibilità anche loro di fare i cosiddetti dottorati di ricerca o PhD, come si chiamano all'estero. E quindi entrano nell'accademia e diventano economiste. Diventano economiste e naturalmente, essendo donne, sono più portate a studiare questo divario di genere. Non perché sia
una battaglia politica, ma perché era un dato di fatto e bisognava in qualche modo cercare di spiegare le origini dello stesso divario di genere. E quindi ed è ancora così oggi, se vogliamo, dopo 150 anni, tra gli economisti che si occupano di questioni di genere, tanto da un punto di vista mainstream quanto da un punto di vista dell'economia femminista, la maggior parte sono donne, soprattutto di una certa generazione. Vedremo cosa accadrà con la nuova generazione, vedremo se avremo anche, diciamo, economisti maschi, un numero maggiore di economisti maschi che si occupa di questi temi. Sebbene il più grande economista mainstream che si è occupato di questi anche di questi temi, è un uomo ed è Gary Becker, premio Nobel per l'economia, uno dei più importanti esponenti della scuola di Chicago, che fa parte però di quel filone dell'economia neoclassica o mainstream che spiega la razionalità dietro la divisione del lavoro classica, diciamo così, quindi che vede una divisione stretta del lavoro tra maschi e femmine, che è anche dovuta a un diverso investimento in capitale umano, cioè il fatto che tradizionalmente l'educazione, quindi l'istruzione dei bambini e dei maschi, dei ragazzi, fosse più orientata a studi scientifici e tecnici, mentre l'istruzione delle bambine e delle ragazze fosse più orientata verso studi letterari, questo naturalmente ha rinforzato anche la successiva entrata nel lavoro, nel mercato del lavoro, in certi settori che sono evidentemente molto meno remunerativi, sto parlando di quelli delle donne, si chiamano pink ghettos, no? E rispetto a settori tecnici e scientifici che sono molto più remunerativi, ma che sono tradizionalmente maschili proprio perché c'è questa tradizione di un doppio canale educativo, che naturalmente soprattutto negli ultimi 20 anni si sta cercando di in qualche modo di combattere, in molti modi di combattere. È soprattutto un problema educativo, Ho cioè capito. deve partire dalla famiglia l'idea che bambini e bambine hanno assolutamente le stesse potenzialità, le stesse inclinazioni e quindi non bisogna forzare verso un tipo di educazione piuttosto che un altro, i due generi. Senta, professoressa, però non è come, parafrasando Hegel, insomma, la notte in cui tutti i gatti sono bigi, oppure in un'altra versione tutte le vacche sono nere, insomma, non Esatto. è tutto per dire che è tutto il mondo, almeno quello sviluppato, adesso parlando del mondo sviluppato, la situazione è uguale dappertutto. L'Italia non brilla, per esempio, no? I paesi nordici probabilmente sono più avanzati. Allora ci sono, secondo lei, anche delle politiche pubbliche, cioè politiche pubbliche nel senso di scelte proprio politiche e anche di politica economica, se vogliamo, che possono aiutare questo, perché poi è chiaro che complessivamente è una perdita anche per il PIL, cioè anche per l'efficienza economica, insomma, è antiefficiente questo. Oppure no, bisogna aspettare un'evoluzione culturale che ha i suoi tempi, però. Allora, certamente il divario di genere è diverso se guardiamo i singoli paesi, per esempio, dell'Unione Europea. L'Italia, non brilla affatto per quanto riguarda il gender labor gap, nel senso l'accesso al lavoro per le donne. Sta messa in posizioni un pochino migliori sul divario salariale perché la parte di lavoro pubblico in Italia è importante, è grande, diciamo. Comunque, lei mi ha fatto un'altra domanda. La domanda è quale policy potrebbe accelerare il processo di uguaglianza di genere, o comunque di erosione della disuguaglianza di genere. Allora, certamente ci sono diversi tipi di policy, ci sono diversi tipi di misure che i governi possono adottare. La più classica sono le quote, che alcuni paesi non, diciamo,
già applicano a livello politico, tra cui anche l'Italia, no? Ci sono le liste, hanno delle quote. È anche una misura, mi scusi, una parentesi, che ha avuto successo, è stata anche per la rappresentanza nelle società quotate, la legge Golfo Mosca, che prevedeva, mi sembra, un 20-25%. Oggi ha avuto un tale successo che oggi le aziende da sole l'hanno portata al 35%, cioè nel senso che hanno visto che conviene e funziona, insomma. Qualche volta, per smuovere le situazioni, anche le quote possono essere. Allora, le quote sono lo strumento più, incisivo, ma anche invadente, che può eliminare o ridurre drasticamente questa disuguaglianza di genere. Poi ci sono delle forme di nudging, come si dice, no? Quindi delle forme di incoraggiamento o di incentivo, che non sono vere e proprie quote, quindi non c'è un obbligo, ma sono forme attraverso le quali lo Stato può incentivare le aziende, per esempio, a ridurre il divario di genere. C'è per esempio anche adesso in corso un'analisi della situazione delle accademie italiane. L'università italiana è per il 99% pubblica, quindi è un campione molto omogeneo, come si dice, no? E c'è proprio in corso un'indagine per capire quale sia la situazione, no? Situazione attuale, per esempio, prevede una quasi parità di genere al primo livello, quindi tra ricercatori e ricercatrici, con invece un gender gap che si allarga moltissimo a favore degli uomini per la posizione intermedia, cioè quella degli associati, con un gender gap molto molto pesante, si parla di quasi 80 verso 20 per l'ordinariato, che è l'ultimo step, e poi abbiamo pochissime rettrici, solo 4 mi sembra. Quindi più si alza, diciamo, come... Esatto, questo è il soffitto di cristallo. Non è solo quello, quindi, pensi, nelle camere di commercio è identico, pochissimi presidenti, è sempre così. È così, è questa, la progressione di carriera. Il gender gap più drammatico è quello relativo alla progressione di carriera. Naturalmente ci vuole un po' di tempo per vedere gli effetti sia di eventuali quote sia di eventuali forme di nudging, cioè di incentivo, perché le carriere hanno i loro tempi. Certo. Quindi il nudging come forma intermedia, e infine c'è invece il progetto educativo di cui parlavo prima, che è molto più complicato, se vogliamo, perché prevede una rivoluzione, una trasformazione della mentalità degli individui, e che deve essere iniziato nelle famiglie e nelle scuole da subito. E naturalmente qui abbiamo delle differenze notevoli a seconda dell'ambito geografico e anche della collocazione sociale delle famiglie stesse. Io dico che tutti e tre questi, sicuramente non si può eludere nessuno dei tre. E tutti e tre questi strumenti non sono in competizione tra di loro, possono essere tranquillamente adottati contemporaneamente, cioè avendo in mente il progetto educativo come sottofondo, diciamo, ineludibile, si può pensare, senza arrivare a una legislazione uniforme per tutta l'Unione Europea, a forme di quote o a forme di incentivi, di nudging. Un esempio potrebbe essere, per esempio, che io faccio sovente anche con gli studenti, potrebbe essere quello del congedo parentale, quindi non più il congedo di maternità o il congedo di paternità, che di solito prevede in Italia il congedo di maternità diversi mesi, e per il papà, quindi il congedo di paternità, poche settimane. Nei paesi nordici non si parla di congedo di maternità o di congedo di paternità, si parla di congedo parentale, cioè un anno, anche due, per i neogenitori da suddividersi tra questi, con delle percentuali fisse, per cui non 11 mesi alla mamma e uno al papà, ma delle percentuali fisse, adesso a seconda che cambiano a seconda del paese
al quale ci stiamo riferendo. Questa è la situazione nei paesi scandinavi ad oggi, diciamo così. Questa è una misura, è una forma di incentivo, non è una vera e propria quota, ma è una forma di incentivo. E naturalmente tutte e tre questi strumenti sono strumenti validi e sono strumenti che possono essere applicati, soprattutto in contesti come il nostro, cioè come quello dell'occidentale. La situazione è un pochino più complessa e complicata negli altri paesi O in che via di non sviluppo o in via di ancora in sviluppo, sottosviluppo. o anche paesi appunto dove, per esempio, la laicità della società non è ancora così preponderante, eccetera. Non voglio dire che la religione sia un elemento per forza discriminatorio, oppure che rafforzi per forza la discriminazione di genere. Però effettivamente tutti i fattori culturali hanno peso, la religione naturalmente ne fa parte. E la trasformazione culturale che va verso l'erosione della disuguaglianza di genere, così come l'erosione delle disuguaglianze di altro genere, cioè quelle per esempio etniche, in società multietniche, eccetera, devono essere perseguite a lungo termine, con progetti a lungo termine, ma anche a medio e breve. Ecco, allora possiamo dire che le quote sono strumenti a breve termine, il nudging con gli incentivi a medio termine e il progetto di evoluzione educativa è invece un progetto a lungo termine. Ci vuole una classe politica e un'elite, come si diceva molto tempo fa, culturale, attenta e capace. Professoressa, ci ha fatto un quadro veramente suggestivo. È stato un piacere ascoltarla perché poi Grazie. abbiamo praticamente esaurito il nostro tempo, se no andremo avanti chissà Va quanto, bene. perché è un tema, insomma, così interessante. Poi ripeto, anche ci sono proprio delle parti che non, nessun, di cui nessuno ha parlato. Questo è un pensiero economico, ovviamente un contributo originale. Bene, ricordo che abbiamo parlato con la professoressa Gian Domenica Becchio, che è professoressa al Dipartimento di Scienze Economiche, Sociali e Matematiche e Matematico-Statistiche, e abbiamo parlato del tema della disuguaglianza di genere e anche nella prospettiva della storia del pensiero economico. Quindi è stato un bel viaggio, credo, molto, molto interessante e molto istruttivo. Grazie ancora.